Innanzitutto per questo invito a partecipare alla presentazione di questo libro. Io l'ho trovato davvero interessante, a parte perché riprendo un po' la storia italiana attraverso le schede biografiche delle varie sindache che si sono succedute negli anni e anche leggendo la presentazione del libro, da cui si evince chiaramente il ruolo della donna, che il ruolo della società e nella politica della donna. Se voi pensate, fin dall'epoca della Resistenza, la donna ha acquisito un ruolo che poi ha comportato la presenza anche nel pubblico, non solo nel privato, nella famiglia, ma anche nel pubblico. E se noi consideriamo alle prime elezioni del 46, 10 donne solo furono elette sindaco. Però se andiamo poi a confrontare i dati con quelli attuali, non è che c'è stato un grande passo avanti, perché noi andiamo a vedere, sono il 15% di un totale. Eppure oggi le donne hanno un ruolo nella società ben diverso, e quindi è anche inspiegabile un numero così limitato di sindaci, che io poi non ho fatto mai la differenza tra donna e uomo, cioè differenza di genere, per me non l'ho mai considerata, ma non da ora, da sempre, perché secondo me quello che funziona poi è il merito nell'ambito delle varie professioni. E allora non mi spiego questa poca partecipazione da parte delle donne all'attività pubblica, dove poi invece, quando andiamo a leggere proprio le schede che sono nel testo, nel libro, vediamo che sono donne che hanno dato tanto ai propri territori. Consideriamo fin da quelle del 46 che hanno assunto ruoli in comuni anche della Sardegna, o l'ultimo comunello della Sardegna, o comuni anche più grandi, ma di diversa parte politica. Eppure nel momento in cui un soggetto diventa sindaco di tutta la collettività. Quindi anche questo è importante, il fatto di riuscire a essere parte integrante di una comunità a cui si sa che occorre poi trovare le risposte giuste. Il sindaco Ricci lo sa, perché noi spesso ci sentiamo, e c'è esigenza da parte della comunità di trovare un punto di contatto con l'amministrazione comunale. Certo, oggi la situazione è abbastanza complicata, perché il caso che era stato fatto del sindaco di Crema, ma è uno degli esempi, perché purtroppo ce ne sono stati anche altri, e questo necessita tutto ciò una visione differente. Io so bene che domani ci sarà un incontro qua di circa 600 sindaci che verranno a manifestare il loro disagio in un momento particolare in cui si chiede sempre di più all'amministrazione comunale, che veramente è il punto di snodo tra il territorio e la comunità. Cioè oggi ci si rivolge al sindaco, non è che ci si rivolge all'amministrazione regionale o ad altre autorità. I prefetti è un altro argomento, perché fanno un po' il coordinamento, però voglio dire, il punto di contatto immediato sicuramente è il sindaco. E allora là voglio dire che noi abbiamo messo a punto un provvedimento che è di revisione del testo unico enti locali, e stiamo affrontando anche la questione della responsabilità contabile, responsabilità penale, tenendo ben presente quello che è la distinzione che secondo me dà là evidentemente anche
diciamo, quando ci sono state questi rinvii a giudizio o comunque anche se non siamo arrivati ad alcuni, in alcuni casi a rinvii a giudizio, quindi che è già iniziato tutto l'iter, però certo bisogna distinguere laddove il sindaco emette un'ordinanza ex articolo 50 o ex articolo 54, e noi in quell'ambito stiamo lavorando per inserire qualche norma che ovviamente tenga conto. Non si può parlare sicuramente di scudo penale, perché quello allora sarebbe un problema che avremmo affrontato già anche per la questione dei medici durante la pandemia, o comunque per tutte le categorie dei pubblici dipendenti. Però certamente va fatta una valutazione concreta di quelle da distinguere proprio l'attività quando viene portata avanti dai sindaci, perché non può essere responsabile un sindaco quando il bimbo mette la mano nella porta e quindi si fa male, oppure se cade un cornicione. Insomma, questo non è ammissibile, ed è per quello poi la difficoltà anche di trovare poi persone che vogliono partecipare alla vita pubblica come sindaci, quindi partecipare alle elezioni, perché bisogna, ognuno poi pone in primo piano la propria persona sapendo poi di dover affrontare chissà quali problemi giudiziari. Questo non è giusto, perché la funzione pubblica secondo me è la funzione più importante. Devo dire anche che il ruolo delle donne nell'amministrazione pubblica, ogni volta che c'è stato un passo in avanti da parte delle donne, c'è stata secondo me una maturazione anche della democrazia. Quindi io ritengo che questo è un elemento importante anche per le doti di pragmatismo, di concretezza, di essere vicino alla comunità nel risolvere i problemi. Bisogna anche dire una cosa però: se io penso veramente agli anni del femminismo, agli anni 70, a tutte quelle iniziative di carattere sociale che poi tutto hanno aiutato ad arrivare fino ai nostri giorni, quando noi siamo parte completa di un sistema. Però io mi chiedo anche, per le donne in particolare, se io penso a tutto quello che le donne hanno fatto e hanno portato in termini di innovazione, di inserimento nella vita sociale, nei vari posti di comando, allora io oggi, noi vediamo a seguito della pandemia, c'è stato purtroppo un periodo dove abbiamo fatto molto ricorso al web, ai sistemi, alle relazioni a distanza, e io quello che noto, devo dire, che quando abbiamo avuto anche tanti episodi anche di violenza delle donne in questi ultimi periodi, io ho sentito un po' un vuoto. Questo lo devo rappresentarla, questa questione. Cioè, io mi chiedo cosa avrebbero fatto le donne di un tempo, le donne che hanno portato avanti i principi del femminismo, che poi hanno consentito a tutte noi di arrivare a certi vertici e comunque di essere parte attiva di una società. Allora io mi chiedo che certamente probabilmente avrebbero fatto di più. Avrebbero fatto di più di quello che si sta facendo oggi. Perché voi, se pensate il movimento di pensiero che c'era all'epoca e come si riusciva a movimentare anche le masse portando principi e facendo coinvolgendo la società. Oggi, Valeria, io trovo che c'è una minore partecipazione, c'è un vuoto, è tutto un po' come se noi lo lasciassimo alle spalle, facciamo come se facessimo scorrere un poco tutte le tristi vicende a cui stiamo assistendo. Io per esempio sabato
ero a Siracusa e sono andata ad inaugurare una scuola che era l'intitolazione di una scuola a una donna vittima di femminicidio e alla sua bambina, perché era una donna incinta all'ottavo mese e anche la bimba poi è nata morta ad opera del marito. E allora io ero lì in questa scuola dove c'erano ragazzi di tutte le età, da bambini più piccoli anche ad adulti che poi hanno letto dei brani. E allora secondo me certamente il ruolo della scuola è un ruolo importante. E quindi poi ecco in questa scuola, perché c'era una direttrice didattica particolarmente attiva, i professori che hanno organizzato questa bellissima cerimonia, devo dire veramente bella. Però quante scuole organizzano eventi di questo tipo? E certamente ecco, le donne dell'epoca del femminismo degli anni 70 avrebbero detto: ci deve essere un maggior coinvolgimento delle scuole. Io condivido, ma anche delle famiglie, perché certamente è un qualcosa di culturale che va, dobbiamo noi cambiare la mentalità, perché il fatto anche delle violenze delle donne, perché evidentemente si crede ancora di avere il dominio assoluto e totale su chi ti sta vicino. E quindi non riconoscere il ruolo pubblico e in contemporanea il ruolo anche privato, perché il ruolo nella famiglia, che è un ruolo secondo me assolutamente rilevante, che serve anche per la crescita psicologica dei nostri figli. E allora se andiamo a pensare anche a questo periodo di pandemia, a tutte le attività che i sindaci insieme alle regioni, insieme allo Stato hanno portato avanti. E allora io credo che davvero anche da parte delle comunità locali, con tutto quello che è la programmazione anche in tema di sicurezza urbana, e qua vorrei dire che di risorse ne abbiamo date anche ai comuni sul fondo della sicurezza urbana del Ministero dell'Interno, perché abbiamo sempre integrato le risorse che man mano negli anni sono state date. Però io ritengo che i comuni siano davvero la più grande potenzialità da cui noi dobbiamo partire, perché dalle amministrazioni locali, da come vengono gestite, da tutte le attività messe in campo nei vari settori, nei vari ambiti, davvero secondo me possono rappresentare un punto di svolta anche della società. E secondo me questo è quello che va coltivato come idea e come principio. E poi grazie sempre alle nostre sindache che dal 46 in poi hanno cercato di portare avanti questi principi e sulla base, affermando quei principi della Costituzione, una bellissima Costituzione che abbiamo noi, che non ha davvero eguali e che non ha carattere politico, che come dice Nilde Iotti, è una Costituzione che serve proprio per affrontare temi, i diritti di libertà, i temi dei diritti e dei doveri, perché in contemporanea ci sono anche ovviamente dei doveri. Però il fatto che sia una Costituzione che a distanza di tanti anni ha ancora quel pregio che secondo me ogni volta che andiamo a modificare togliamo un frammento che invece è quello che ha fatto grande il nostro paese. E quindi un ringraziamento va ai sindaci che sono qui presenti, rappresentando che il Ministero dell'Interno è la casa dei sindaci. Io l'ho sempre sentito dentro di me e quindi che nell'amministrazione dell'Interno troverete sempre un interlocutore attento e privilegiato, perché noi vogliamo operare al fianco vostro per cercare di portare avanti le vostre battaglie, quelle corrette, quelle giuste, ma la maggior parte sono così. E quindi ci
ci troverete a fianco, e anche con le modifiche del testo unico noi cercheremo di andare proprio in questa direzione. Grazie.